Salve a tutti amici di Transformers, da Just Luca del forum Autoroba.it e benvenuti in una nuova video recensione di Transformers. Abbiamo oggi il buon Springer Siege War for Cybertron. Ripetiamo, Siege è la prima parte della nuova trilogia Generation che si chiama appunto War for Cybertron e che di cui la seconda parte esordirà Earthrise, esordirà fra poche settimane col nuovo anno insomma. Ma siamo ancora qui a parlare di Siege e appunto abbiamo il nostro Springer che è uscito quest'autunno, praticamente fine estate e autunno, nel mondo intero. E soprattutto abbiamo detto che War for Cybertron ha riproposto giustamente parecchi personaggi classici come appunto ad esempio Optimus Prime. Boom. Abbiamo avuto ovviamente Optimus Prime e la sua solita cricca di Autobot famosi, ma soprattutto anche ad esempio Soundwave, Megatron, Starscream, insomma i soliti 4-5 per fazione più famosi, riproposti dato che appunto Generation è stato un nuovo inizio, War for Cybertron è stato per Generation un nuovo inizio. Però abbiamo anche Springer, e Springer per quanto sia comunque abbastanza famoso nell'ambito dei Transformers, in quanto è esordito nel film d'animazione del 1986, diventando uno appunto del cerchio magico, chiamiamolo così, di Rodimus Prime, ha sempre avuto il discorso di essere appunto la caratteristica principale di essere un triple changer o tripla azione, come si diceva da noi ai tempi della GIG di Transformers in Italia. E quindi praticamente è stato raramente riproposto negli anni fino a quando non hanno fatto la versione praticamente semi-definitiva, si potrebbe dire, del buon Springer per Generation Freeling 30, ovvero la linea celebrativa dei 30 anni dei Transformers uscita praticamente appunto 5 anni fa, appunto sì. Solo che appunto il nostro Springer Freeling 30 era basato su un design dei fumetti di Nick Roche, almeno la versione robotica, laddove poi i vari veicoli erano qualcosa, un po' una sorta di ibrido cybertroniano terrestre, con un look un po' più, insomma, meno futuristico rispetto a quello appunto originale del G1. E quello che fa strano è appunto vedersi poi ritrovarsi un Persiege, avere già un nuovo Springer nella distanza breve di circa 5 anni, insomma. Mai quanto è stata breve invece la distanza con cui appunto è uscito Astro Train, sempre Persiege, rispetto al Titan Returns, ma quello è un altro discorso. Però torniamo al nostro Siege Springer, scusate, Starscream. Dicevo, il nostro Springer qui comunque riesce a discostarsi dal molto buono Generation Freeling 30 per via del design, dato che abbiamo detto che qui il nostro Springerone Voyager sempre comunque era basato su un disegno, una rivisitazione estetica del fumettista Nick Roche, invece il nostro Siege si rifà al Settei, come sembianze al Settei del cartone animato, che differiva abbastanza dal giocattolo. Innanzitutto differenza che salta subito all'occhio ovviamente quella cromatica, che invece riprendiamolo, il nostro Siege qui versione Hasbro citava la disposizione dei colori del G1, del giocattolo G1, con il petto giallo, gambe, cosce verdi, braccia grigie, eccetera. Laddove invece, come si può appunto vedere dal nostro qui Siege, e poi anche appunto nel cartone il nostro Springer appariva diverso cromaticamente, dato che possiamo vedere aveva prevalentemente il petto verde, di giallo, poi aveva le spalliere sulla punta invece che essere grigie, e
principalmente, insomma, la parte del torso era colorata in maniera diversa, senza contare appunto la diversità rispetto al giocattolo, anche proprio estetica delle fattezze, dato che il nostro giocattolo originale aveva le spalliere dritte, le punte delle spalliere dritte che guardavano verso l'alto, mentre il Settei aveva rivolte verso in avanti e non solo, erano anche appunto curvate verso il basso, cosa che però non riesce a fare, insomma, non capita nella versione Settei, nella versione Siege, nella nuova versione del nostro Springer, che ha sì le spalliere rivolte verso in avanti, ma non inclinate verso l'esterno. Altra differenza, sempre estetica, riguardo le ruote. Le ruote, beh sì, qua le ruote ovviamente sì, in generale tutte le ruote, dato che queste non proprio quelle anteriori, neanche non si vedono, ci sono nel veicolo ma non si vedono nel robot, laddove invece in generale, poi ci torneremo, le ruote posteriori già nel giocattolo erano semi nascoste, anzi vi ho appena accennato da queste robette qua, mentre nel Settei proprio erano coperte, erano delle ruote coperte, però qui invece sono abbastanza in vista. A parte queste due o tre diversità, anzi, ultima diversità rispetto sempre al Settei, è il discorso dello zaino posteriore, della zainata dietro la schiena, che comunque non dà affatto fastidio, però copre del tutto il cockpit, la cabina di pilotaggio, che invece un po' si vedeva sempre nel giocattolo, ma anche qui questo proprio non è affatto fastidioso. E anzi, merito che ha il nostro Siege è quello di essere praticamente senza spazi vuoti, cosa che affligge spesso gli ultimi Generation da qualche anno, ma il nostro qui per fortuna l'unico spazio vuoto che presenta effettivo è qui sotto i talloni, le caviglie, che in qualche maniera però, data l'alta posabilità del giocattolo stesso, fa in modo che tenda un pochino ad andare all'indietro in questa maniera, ma possiamo vedere che i talloni bloccano comunque la caduta totale del giocattolo, quindi è una cosa abbastanza relativa, basta saperlo un attimo posizionare. Quindi il nostro Springer esteticamente è molto molto bello, possiamo vedere, a parte quelle differenze appunto delle spalliere oblique, non oblique qui, e va bene le ruote che si vedono, è davvero preso di peso dal Settei anche come colorazione, notare anche i dettagli della testa con tanto delle basettone qui del casco gialle all'interno, sempre come si vedeva nel Settei. Sì, un'altra differenza cromatica, vabbè, sono i pugni che dovrebbero essere gialli, grigi, adesso mi sfugge un attimo, o verde più chiaro, insomma, vabbè, adesso lo vedrete comunque nelle immagini che posto ad intermittenza. E comunque verde o grigio più scuro, verde mi sa, sugli avambracci, ma vabbè. Insomma, dicevo, il nostro Springer è davvero molto molto bello a vedersi e come possiamo vedere è anche zeppo di accessori, da come lo sto smontando, dato che l'originale appunto aveva una pistola laser, un fucile laser e una spada ricavata dall'elica dell'elicottero in cui si trasforma, che era comunque abbastanza una figata già all'epoca vedere appunto questa spada diventare l'elica, un ottimo riciclo degli accessori. Cosa che succedeva anche per il nostro Springer Freeling 30. Proprio anche qui vediamo che si trasforma effettivamente la spada con tanto di rotore che si alza. Cosa che però non avviene nel nostro Springer Siege. Dato che possiamo vedere le spade sono due, poiché basta che si attaccano al rotore apposito, un accessorio apposito che fa da rotore, è morta lì. Però, diciamo, rotore a parte, non è male il fatto che ci siano comunque due spade, dato che le
una delle gimmick principali di Siege è proprio quella dell'avere parecchie armi, come ad esempio i due fucili, un po' diversi, che comunque, soprattutto questo qui, assomiglia al fucile originale, abbastanza, come fattezze, e che si possono unire in un super fucilone. Armi che comunque ovviamente possono attaccarsi un po' dappertutto nel nostro, dato che in quanto Siege ha i soliti fori sotto i piedi, ai lati delle ginocchia, delle gambe, insomma, ai lati delle braccia, fuori sui pugni, sopra le spalle e dentro la schiena ci sono ben tre fori. Quindi è davvero assai giocabile e anche ad esempio armandolo bene, anche il rotore, magari basta sistemarlo da qualche parte, anche così, insomma, su uno dei vari fori che avanzano, e quindi non dà neanche troppo fastidio. Peccato per le spade, dato che potevano fare in modo che una delle spade poteva infilarsi nel foro comunque apposito del rotore per fare una sorta di spada con la signora Elsa, insomma, come appare un po' anche comunque nel cartone, sì, che è una spada abbastanza definita, con una Elsa bella grande, insomma. Peccato che non si possa fare questa cosa. Vabbè, per adesso dicevo, davvero molto bello il nostro Springer come robot, e, ripeto, ben fatto, ben scolpito, non ha, ha parecchi dettagli, ma non troppi come magari appunto quei pochi Siege che sono davvero zeppi di dettagli come appunto Soundwave. E a proposito di Soundwave, possiamo vedere che come altezza è leggermente più grande di proprio di poco come Voyager rispetto a Soundwave, che invece Springer appunto è leggermente più piccolo di Optimus Prime. In teoria, forse magari Springer poteva essere anche grande quanto Optimus Prime, però vabbè, comunque, ripeto, ha ben tre trasformazioni di suo, parecchi accessori, quindi diciamo che forse ci è andata anche bene che sia più grande di un Soundwave come media di altezza di Voyager. Passiamo quindi alle trasformazioni, ovvero alla prima trasformazione, quella di Auto, che è abbastanza. Non sto qui a trasformare il G1, dato che è un reperto archeologico di 30 passa anni fa, quindi meno lo trasformo meglio è. Ma sappiate che dopo appariranno le immagini del G1. Ma la trasformazione è fondamentalmente di base, quella del G1, con il petto che si alza a inglobare la testa, petto che diventa il cofano dell'auto. Si separano le braccia con le spalle. Abbiamo, fra le altre cose, le parti delle spalle posteriori che si allungano in modo da diffondersi proprio con le spalle, con le braccia stesse. Passiamo alle gambe, dove basta intanto aprire le parti laterali per poter tirar fuori gli alettoni. E quindi richiuderle. Poi si allungano i piedi in questa maniera, si girano le gambe inferiori a metà delle stesse, si ripiegano e il modulo che comunque sostiene la cabina, qui nascosta il tettuccio e il muso del cofano, insomma, del veicolo, si ritrae tramite questo perno. Si vede. Si ritrae all'indietro. Quindi si ripiega le gambe. Si uniscono. Si butta all'indietro il tettuccio. E si protendono in avanti i moduli laterali. Ecco,
ed abbiamo la nostra auto futuristica cybertroniana o autoblindo come era chiamato nella confezione originale italiana. Anzi, non proprio, era chiamata autoblindo il buon Ghibli Sandstorm, dato che c'è fra il G1 Sandstorm e Ghibli, scusate, Sandstorm, Ghibli e Bora Springer, ci fu un cambio di nomi nella confezione e anche nelle descrizioni e anche nel profilo, insomma, scritto dietro, fra appunto Sandstorm e Springer, per cui per alcuni lui si chiamava Ghibli e invece che Bora, viceversa Sandstorm, lo stesso per alcuni bambini italiani dell'epoca, ma invece era il contrario, già nei cartoni si sentiva che si chiamava Bora, il nostro triple changer verdolino qui. Rispetto all'auto del G1, che adesso non vi sto a trasformare, adesso vedrete un'immagine apposita. Dicevo, insomma, rispetto all'auto G1, il nostro è davvero simile al 7i, dato che appunto l'auto, comunque già di suo, l'auto G1 non era fatto così fatto bene, anche per via di questo modulo che si ritraeva all'indietro, laddove invece era il contrario, dato tutta la parte della cabina all'indietro, e invece erano i moduli laterali che si protendevano in avanti. E vabbè. Finalmente, insomma, è stata fatta giustizia, diciamo, al design del 7i del buon Springer G1. Comunque ci arriva un po', diciamo, ci assomiglia abbastanza, non è proprio così aerodinamica come il 7i, dicevo, dei cartoni animati, però è abbastanza ben fatto lo stesso questo veicolo. A parte magari difettoni effettivi, ripeto, vabbè, difettoni. Il discorso delle ruote che qui ci sono, ma comunque sono anche dipinte nei cerchioni, lamentiamocene, ma soprattutto peccato per gli alettoni posteriori che dovrebbero essere un po' più grandi, però vabbè, ci sono e sono anche naturalmente inclinati, sempre come si vede nel 7i. Cabina di pilotaggio in plastica trasparente, comunque bello solido, bello blindato, ripeto, come autoblindo, come auto futuristica con design comunque davvero già per i tempi interessante avveniristico. I fori qui si sprecano per sistemare le armi, le varie armi, ce ne sono parecchie, sono quelli ereditati da robot. Diciamo che come già nel G1 si può sistemare la pistola nel foro centrale o fare questa sorta di superarma formata da tutti gli accessori. Supercannone qui, che comunque ha fatto fastidio come cannonazzo. L'unica cosa è che è abbastanza, dato che si basa alla base di un rotore, tende a girare un po' troppo, ma rimuovendolo, però non dà troppo fastidio. Poi comunque è abbastanza, non è affatto male come supercannonazzo d'auto. E ah sì, a proposito, mi ero dimenticato di dire prima. In quanto Siege ha anche parecchi dettagli di sporco, possiamo vedere qui nelle parti frontali già visibili nel robot, le gambe qui, parte posteriore, ora si aggiunge anche il tettuccio qui. Sempre il discorso, questi dettagli di robot vissuti dalla guerra, che però spariranno con Earthrise, per chi non li ha sopportati in questa serie Siege. Ah, dimenticavo un attimo. Comunque, fra le altre cose, scusate, dimenticanza, le spade possono, nel robot, già anche qui magari possono sistemarsi ai lati su queste fessurine apposite dello zaino e possono appunto, nel robot, appunto, quindi restare a riposo attaccate allo zaino della schiena. Passiamo ora all'elicottero, elicottero che così come il G1, appunto, cioè già il G1, diciamo Bora, il nostro Springer di suo, era abbastanza uno dei più interessanti triplazioni dei sei triplazioni storici dell'85-86,
dato che comunque, cioè, era l'unico ad avere delle modalità alternative cybertroniane, mentre tutti gli altri avevano praticamente terrestri, però nel suo essere appunto così semplice, la trasformazione da elicottero ad auto era praticamente proprio banalissima, insomma. E appunto ne ha ripagato l'auto, quella del giocattolo G1. Mentre qui, per fortuna, ripeto, c'è un cambiamento rispetto al 6T, dato che i moduli qui in avanti del nostro veicolo si ritraggono all'indietro, come appunto si vedeva nel giocattolo nel 6T. Molto interessante è quella invece la trasformazione delle gambe della parte posteriore del veicolo nella coda dell'elicottero. Dato che possiamo vedere, si allunga, si smembra, si abbassa il bacino, le anche verso il basso, in questa maniera, ruotano per i fatti loro le cosce, una rispetto all'altra. E si smembrano, ora sì, le gambe in tre pannelli diversi. Ecco, ovviamente poi le gambe qui si uniscono, parte posteriore diventa la coda. Diciamo appunto una maniera davvero più elaborata di quella che era un po' più semplice, ovviamente, del G1 che aveva le gambe qui. Slittavano le parti laterali e diventavano la coda, che comunque, ripeto, per l'epoca non era fatto male rispetto appunto come trasformazione. Poi però vabbè, era quello che era il discorso dell'automobile, abbiamo già detto. Ah sì, scusate, i piedi si ripiegano all'indietro e si chiude anche le parti esterne dell'auto. Nel libretto di istruzioni, nel foglietto delle istruzioni, c'è un attimo una parte che al momento mi ha tratto in inganno anche a me, ovvero il fatto che il muso doveva allungarsi in avanti e quindi rendere l'elicottero più lungo, insomma. Invece, in realtà, la base del muso dell'elicottero resta sempre attaccata all'indietro, dato che cioè, comunque poteva sembrare che era abbastanza fissa lo stesso anche nella maniera con la parte slittata in avanti del muso dell'elicottero, però alla fine invece c'era il problema delle braccia, quindi i moduli laterali, che non riuscivano a incastrarsi i pugni su queste parti qui. Scusate, su queste parti qui delle cerniere delle gambe, insomma, dei piedi poi. Ah, e ovviamente ultima parte, prima di finire la trasformazione, è quella delle braccia da cui spuntano i pattini. Davvero molto molto interessante il discorso di come sono riusciti a fare i pattini anche per le braccia. Per carità, i pugni non sono del tutto nascosti, ma vabbè, alla fine i pattini che spuntano dai lati degli avambracci non sono fatti male, affatto male, anche se adesso vedremo, sono un po' cromaticamente abbozzati, nel senso che se li bastava un attimino per colorarli un po' più meglio, più fedelmente, ma vabbè, ripeto, ci adattiamo, ci accontentiamo. E infine si richiude ovviamente le parti laterali, si richiudono, ripeto, in teoria potevano richiudersi bene le parti laterali anche con la parte del muso proiettata in avanti, però i pugni qui battevano sulle cerniere che erano ovviamente più allungate, però alla fine la trasformazione giusta da fare è questa qui con il modulo della cabina del muso ritratto sempre all'indietro e non buttato in avanti. E ovviamente abbiamo da sistemare il rotore con le pale.
Ed ecco qui il nostro elicottero, ovviamente evoluzione dell'auto e viceversa per l'auto. Possiamo vedere rispetto al 7i, la coda qui dovrebbe essere verde, solo la parte finale qui doveva essere grigia, vabbè, invece ovviamente in quanto gambe è tutto verde, ci passiamo sopra, ripeto. I moduli qui delle braccia, dei moduli naturali di pattini, poi dovevano essere un po' più grossi, i pattini, vabbè, dovevano essere gialli, però ripeto, queste sono piccolezze. Ah, anche qui dicevo un po' più aerodinamico il discorso dello zaino, qui tre razzi qui disposti in maniera un po' più aerodinamica. Grande mancanza invece effettiva davvero del nostro elicottero sono gli alettoni posteriori che spuntano, dovrebbero spuntare da qui, gli alettoni posteriori, alettoni che c'erano già nel G1. Qui erano appena accennati, ma comunque nel 7i si vedevano che erano davvero più lunghi, mentre qui nel nostro non ci sono già, comunque nella versione elicottero, se non sbaglio. Ah sì, no, forse sono questi buttati lì dietro, sì, circa, dell'elicottero, dello Springer Siege, Springer Generation 30, scusate. Insomma, niente, non so se è stata una mancanza cioè, nel fatto che nel disegno del 7i gli alettoni sono coperti dalle eliche, quindi magari effettivamente non sono passati osservati, quindi sono passati inosservati e quindi li hanno proprio saltati, o semplicemente non c'era spazio da poter aggiungere appunto degli alettoni, quelli piegati che si allungavano. Va da sé che comunque, ripeto, alla fine come elicottero richiama molto bene la versione del 7i, volendo anche del G1, che comunque l'elicottero del G1 non era malvagio, nel suo essere appunto un giocattolo della G1. Anche qui, vabbè, l'alettone piccolino posteriore, ma per il resto davvero niente male, anche questo elicottero del nostro Springer. Anche qui le armi possono sistemarsi, sono ufficialmente, diciamo, da posizionare qui, a dare un po' spessore appunto a questi moduli rispetto appunto al 7i, però alla fine i fori ce ne sono parecchi. Così come sono disponibili anche foro da mettere il supercannone su questo foro qui, sotto il velivolo, così magari anche sotto i pugni, i fori di pugni effettivi. Quindi, promosso a pieni voti il nostro Springer, versione Siege, versione che comunque appunto richiama il G1 7i, il 7i del cartone animato G1, rispetto invece alle differenze del G1 originale. Comunque chi ha preso ai tempi già la versione Generation 30 sono abbastanza diverse fra i due, quindi per chi è fan del personaggio ovviamente non penso si farà problemi a prendere sia l'uno che l'altro, o magari se uno, ripeto, sono o uno o l'altro vanno bene, diciamo, tutti e due perché sono ben fatti in tutte e tre le modalità, solo che lui il Generation 30 si rifà a un design di Roche, Nick Roche, per i robot e un po' più fantasioso, diciamo, per le modalità veicolari, mentre Siege, diciamo, finalmente si rifà alla versione del cartone animati e quindi in attesa di un eventuale masterpiece, che ovviamente dovrà essere sputatissimo al cartone, questo, diciamo, va davvero bene ad essere simile, molto simile al 7i, ma comunque essere bello solido, pieno di gimmick e con le armi e tutto della linea Generation Siege. Consigliatissimo quindi davvero, anche se appunto diciamo, ripetiamo, ne hanno fatto uno relativamente recente, 5 anni fa, relativamente. Grazie insomma per aver visto questa mia video recensione, spero che vi sia piaciuto il modellino e anche questo video, ovviamente mettete like se vi è piaciuta e ovviamente se volete andatevi a leggere anche la versione scritta nel link qui sotto e anche se volete partecipate alla community di autorobot.it su Facebook.
Grazie ancora e ci vediamo alla prossima video recensione.